La tua era perfetta. Corri, sbrigate! Lo vedi che t'ho distratto? Porca miseria, mannaggia me. Ecco ragazzi che fine fa in Toscana un boiler dell'acqua. Perché qui in Toscana del boiler non si butta niente. Sagra della grigliata maremmana, carne e pesce alla griglia. Siamo in tema, no? Namo! Prima di iniziare, ragazzi, ballo dell'Autan. Questo non è un video sponsorizzato da Autan, per quanto, come dico sempre, se Autan mi fa una chiamata, io rispondo, eh. Vedo il fumo, buon segno. Questo è il menù, bistecca di manzo 14, una frittura, una orata alla griglia, una bistecca di manzo e una grigliata di maiale. Ho appena letto che solo con tanti no poss, vediamo se gliela facciamo. C'ho 70 euro, ce la dovremmo fare. Mezzo bianco poggio bestiale. Quanto è? 63. Il posto non funziona mai e non funziona oggi? No, no. C'eravamo dei problemi. Ok. Oh, ma quanto ti danno per lavorare? Ah, è volontariato? Grande, così ci piace. Ok ragazzi, date il foglietto al ragazzino volontario, lui vede dove vi sedete e aspettate. Andiamo subito a vedere le forchette e i coltelli, va? C'ho una bruttissima sensazione, ma bruttissima, bruttissima, bruttissima. Coltello di plastica, forchettina di plastica. Per 50.000 lire comprerò nell'ordine una forchettina di plastica, un coltellino di plastica. Non ci siamo. Peccato. Avrei preferito di metallo, come a Orbetello. 100 punti a questa sagra. Forchetta e coltello di metallo, niente plastica, partono male. Pane, tre pezzetti, esattamente come l'altra sagra, quella di Orbetello. Ho ordinato un bianco poggio bestiale, mezzo litro. Però è fresco e va giù. Il pezzo forte, l'orata alla griglia, eccola qui. Frittura, patatine fritte, contorno dei pomodori. Sinceri, eh? Ditemi che vi sembra. Bene, non l'hanno squamata. L'occhio ci racconta che la cottura è avvenuta. Inizio male perché ste posate di plastica non ci volevano proprio. Orata, pure questa ragazzi, d'allevamento, pagata 9,50 euro. Va bene, dai. L'hanno saputa cuocere, eh? In questo sono stati bravi. Con l'immancabile limone. Volevo un attimo soffermarmi ragazzi sulla cottura perfetta di questa orata, una cottura strepitosa, guardate qua, non sembra nemmeno che sia stata cotta da un volontario di una sagra, per quanto è cotta bene. Complimenti davvero. Prendiamo l'orata, la mettiamo nell'olietto del pomodoro. Se posso, mangio con le mani per avere un rapporto ancora più carnale col cibo. Buono? Passiamo al fritto? Allora, è arrivata la velocità della luce sia al fritto sia all'orata. 9,50 euro. Dai, meglio l'orata alla griglia. Hanno preso un pomodoro, l'hanno tagliato, ci hanno messo un po' di sale, un po' di olio e ce l'hanno messo a 2,50 euro. Bene, perfetto. Io avrei finito. Grazie, ok, ciao. Avremmo dovuto dare la mancia a Gabriel, perché sti ragazzi guadagnano solo con le mance. Allora, è arrivata la bistecca, ragazzi, e udite udite, forse ci hanno sentito, è arrivata con il coltello e la forchetta, bene così. Dunque, vediamo un po', va, per 14 euro, ragazzi, ci stanno dando questa bisteccuccia con l'immancabile fetta di limone, per 8 euro la grigliata di maiale. Capocollo, bistecchina di capocollo, salsiccia e fettone di pancetta. Prima assaggiamo il manzo e poi assaggiamo il maiale. Allora, 14 euro sta bistecca. Buono? Sa di sale? Sì. Allora, la cottura, vabbè, manco te la chiedono qui. Ragazzi, state alla sagra, vi mangiate quello che vi portano e il grado di cottura non si chiede. State pagando 14 euro una bistecca di fatto anonima, cotta in maniera diciamo approssimativa. Non è colpa loro, molto spesso a queste cere ragazzi alla griglia ci si mettono dei volontari e ai volontari non gli puoi chiedere chissà quali performance.
troppo sale ci hanno messo, hanno inondato di sale. Mamma mia, gli c'è caduto una valangata di sale. Passiamo al maiale, va. Per 8 euro la grigliata di maiale, ragazzi. La cottura della salsiccia è buona, mi piace. Assaggiamo. Eppure la salsiccetta, lo sai, è riuscita bene a questi? Sentiamo la pancetta. Porta bene pure la pancetta. Bistecchino di capocollo, che qui in Toscana chiamano scamerita. Cotta bene. Grigliata di maiale 10 punti, bistecca 4 punti, ragazzi. Se venite alla sagra della grigliata maremmana qui ad Albinia, prendete l'orata alla griglia, prendete la grigliata di maiale, lasciate perdere la bistecca, perché questa che ho mangiato io sapeva solo di sale, una valangata di sale fino, non se lo vedi. Non ci siamo. Cioè, l'Italia ad agosto diventa la nazione delle sagre, ne avrò contati più di 300 e voi mi avete mandato una marea di segnalazioni, poi ho scelto questa perché la grigliata maremmana ti aspetti chissà che, però purtroppo la grigliata maremmana, ragazzi, questa bisteccuccia qua non fa proprio onore. Per 14 euro mi aspettavo di più, anche perché vengo da una sagra, quella di Orbetello, dove per 10 euro mi sono mangiato una bistecca che era 10 volte più buona. Poi tra l'altro questi sono paesini confinanti, io mi immagino quando vedranno questo video. Segnalatemi altre sagre, che ci vado volentieri. Quando venite alle sagre dovete uscire che le mani zozze e la bocca unta, se no non è sagra, va bene? Se no venite dal ristorante, guardate che tovagliolo come ho ridotto, tiè, ho sdrenato. Praticamente se mi pulisco col tovagliolo mi rizzozzo, devo ricominciare da capo. Volevo andare a fare i complimenti ai grigliatori, vediamo se ci fanno entrare. Chi ha grigliato il pesce? Bravo, complimenti, eccellente. La parte più bella della sagra è dove si griglia. Qua c'è la grigliata mista di maiale. È lei che ha cotto la salsiccia? Era cotta estremamente bene. Jacopo, hai cotto questo pesce in maniera strepitosa, ma lo fai di mestiere? No, ma a me non faccio l'escavatorista di noi. Ecco, ragazzi, che fine fa in Toscana un boiler dell'acqua. Diventa una griglia per grigliare le orate e non solo. Perché qui in Toscana del boiler non si butta niente. C'è del fumo in questa sagra. Oh, eccole qua. Senti, sono stato alla sagra di Orbetello. La salsiccia l'hai fatta meglio te. Davvero, eh? Sì, sì, quella di Orbetello era un po' troppo cotta. La tua era perfetta. Corri, sbrigate! O vedi che t'ho distratto? Porca miseria, mannaggia me. Io mi metto a chiacchierare e bruciamo tutto. La pancetta. Guarda, non è bruciata. Non è bruciata, è risolto. Ma tu che fai nella vita? Io? Ora il pensionato. E prima che facevi? Volontario, misericordia. Ok. Poi vado a fare lavoretti in giro. Va bene. Passa il tempo. Ok. Perché non posso star fermo. Mi piace. Non posso star fermo. Pure io, lo sai, uguale. Non posso star fermo. Du palle a star fermi, Mamma mia. Sogno un'Italia piena di Pietro. Ah, qua c'è il taglio della salsiccia. È un ruolo delicato il tuo, Delicatissimo. Se non tagli bene, io ordino una salsiccia, me ne arrivano tre. Cioè, viva Cristiano, il tagliatore di salsicce. Grazie. Grazie. Ragazzi, in diretta seguiamo l'impiattamento di una orata. È arrivato l'ordine. No, ma noi abbiamo venduto. Vai, puoi andare, grazie, grazie. Ragazzi, generalmente alle sagre il comparto dolci viene delegato a qualche bar di zona e queste sono solo tre proposte che trovate. Ok? Però già sono meno, diciamo, allineate con il concetto di sagra, perché vedete il
gazebetto dei dolci è quello là. Immancabile il concertino. Ragazzi, il video sta per concludersi, dobbiamo andare a cercare Gabriel, che è il ragazzino che ci ha servito, perché gli dobbiamo dare il manciozzo, la mancia disumana gli dobbiamo dare. Ben 3 euro in tasse nette. Ha! Ti vedo responsabile dell'agenzia delle entrate, hai puntati 3 euro di Gabriel. No, scordateli, questi sono tutti di Gabriel. Gabriel, sei te? Sì, queste sono per te. Grazie. 1000 lire. E mi raccomando, studia, Senti, io sono stato pure alla Sagra d'Orbetello. Sì. Meglio la vostra. Normale. Ah, dici? Certo. Ah, così. L'Orbetellani, che sanno fare le sagre l'Orbetellani. No. Anche perché questo è 53 anni che si fa, allora sarà seconda 19, te. 19, c'è anni intervallato nell'anno, cioè, quindi non 53 di fila, insomma, okay. Pochina più di esperienza. Organizzata da Atletico Maremma. Atletico Maremma. Che squadra di calcio? Squadra di calcio. Che fa campionato di promozione. Ah, promozione, Toscano. Importante, ok. Sì. Siamo sagra. Vai. E il nostro giovane cameraman pagato con una t-shirt offerta dalla Sagra di Albinia. Allora, cari ragazzi, questo video termina qua. Ho rimediato anche qui una maglietta, mi sto rifacendo il guardaroba. Comunque, considerazioni finali per quanto riguarda la Sagra di Albinia: bene per alcune cose, meno bene per altre, benissimo per lo spirito che si respira, stra super bene per la cottura dell'orata. Da Albinia, ragazzi, è tutto. Un ringraziamento al mio giovane videomaker. Grazie a te. Sei stato pagato in maglietta, ti ha detto e bene? E in cibo. E in cibo, certo. È rimediato, maglietta e cibo. Buttalo via. La prossima volta ti pagherò in scarpe. Mi servono. Beh, sì, guarda come sei. Ma poi andai in giro così. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.